a tutti e bentornati su un nuovo video di Emilia Biglia. Come vedete, il menù del giorno prevede Delta by Revenant, un'altra BF con un sistema di squonk interessante, anche se peso e dimensioni lasciano un po' a desiderare. E come sempre, beccatevi il video. Ciao ragazzi, siamo tornati. Bene, Rototti, cosa facciamo? Revenant. Bravo, lo sapeva perché c'è scritto qua. E niente, adesso come sempre vi beccate la recensione, ci vediamo dopo. Ciao, dopo. È una storia lunga. Ciao. Delta Box prodotta da Revenant Way, una collaborazione tra TVL e Revenant con un chip vaporesso. Disegnato in California, assemblato in Cina, arriva in questa scatola di cartone, sul fronte il logo della box, sul retro le solite cose. TVL ha collaborato in questa box con la creazione del Reload RDA, che però non lo vedremo perché io mi sono comprato solo la box. All'interno della confezione troviamo una boccettina Unicon, un manuale di istruzioni scarno anche in italiano, un cavetto di ricarica USB micro USB con stampato il logo di Revenant e per fortuna, come sempre, nella confezione troviamo anche la box. Questa è la versione black e silver e questi due colori identificano il frame esterno, questa cornice interna e poi, da quello che ho capito io, avremo sempre questo fianchetto colorato. Non è, diciamo subito, non è una box leggera o di dimensioni ridotte. Nei suoi punti più larghi misura 56 mm x 93 mm x 30 mm di spessore e pesa, con una 21700 montata, quasi 290 grammi. Sui fianchetti vediamo questo disegno un po' agghiacciante, fantasia, con il logo Revenant di qua e qua TVL. Sopra tazza in acciaio inox da 20 mm con pin flottante gold plated, guarnizione per l'isolamento dalle perdite e qua vediamo il tasto di squonk della box con incisione al laser push to squonk. Lato comandi della box, in cui troviamo uno schermo OLED da 0.96 pollici, tasto fire, tasto più, tasto meno e tasto menu. Tasti con un buon feedback tattile, facili da trovare, scuotendo non sentiamo alcun tortellamento. Sotto presa USB per la ricarica e per aggiornamento firmo. Lato opposto rispetto alla zona comandi, dove troviamo questi oblò attraverso i quali noi potremo vedere il livello del liquido nel serbatoio. Avrei preferito queste feritoie leggermente più grandi oppure uno sfondo dietro un po' più chiaro. Diciamo che in condizioni di scarsa luminosità non riusciamo a capire bene qual è il livello del liquido dentro la boccia. Parte bassa della box con un foro di sfiato, marchio smaltimento, marchio CE e questo è lo sportellino di apertura del vano pila e vano boccia. Scorrendo lo sportellino verso l'esterno potremo aprire lo sportello. La chiusura dello sportello sembra abbastanza solida e qua ragazzi vediamo quella che è la particolarità di questa box. Da questa valvolina noi potremo effettuare il refill della nostra boccia. Questa ragazzi è la boccia in materiale plastico che troviamo dentro la nostra box e se premiamo la valvola si alza e noi, facendo pressione qua, mandiamo il liquido all'interno della boccia e per estrarre la boccia dal culo della box potremo tirare da questa nervatura. Qua vediamo il vano della boccia, qua adesso magari non si vedrà, c'è una cannula rigida in acciaio che arriverà a toccare il fondo della nostra boccia, senz'altro non si vede. Qua in fondo c'è l'O-ring che andrà a chiudere questa parte, la parte alta della boccia, e sotto c'è un foro. Quel foro lì servirà per mandare aria dentro la boccia. Questa, lo squonk di questa box funziona che noi, premendo il tasto, buttiamo aria dentro la boccia e spingeremo in su il liquido verso l'attacco 510. L'inserimento della boccia nella box è molto comodo, è obbligato dalla sua forma e basterà inserire e spingere, l'O-ring in fondo farà presa, insomma tutto molto facile, semplice e comodo. Di fianco qua chiaramente il vano per l'inserimento della pila con l'orientamento della pila, sotto un pin fluttuante gold plated, inseriremo la pila col positivo verso in basso. È interessante in questa box da notare come veramente i due scomparti, pila circuito e boccia e refill del liquido, siano veramente stagni e divisi uno dall'altro. Questo sistema di squonk di conseguenza ricorda di più quello della spruzza o della pamper piuttosto che quello delle squonk classiche. Come ho detto prima, noi
premendo questo tasto buttiamo aria dentro al serbatoio del liquido e il liquido poi per questa pressione risale su nella cannula. Il tasto qua è veramente comodo da premere, facile da trovare, della durezza giusta, cioè non vi può succedere che inavvertitamente mettendo in tasca la box il tasto si schiaccia. L'unico difetto è che appunto deve creare, insomma, è meno diretto dal premere direttamente una boccia, di conseguenza dovrete magari lasciarlo premuto per un secondo in più. Qua insomma si deve creare la pressione deve spingere in su il liquido, insomma a far così viene fuori meno liquido che fare un'unica pompata e lasciare un attimo premuto. Unico difetto di questo sistema è che 9 volte su 10 le prime volte che prenderete in mano la box vi verrà da schiacciare questo al posto di fare fire, ma comunque poi ci si abitua, ragazzi. La box monta il chip Vaporesso Omnibor 4.0 semplificato. In pratica è lo stesso chip montato sulla Amo o sulla Pola, però dal chip sono stati tolti i controlli di temperatura e i boost. La box spinge fino a 100 watt, supporta resistenze da 0.03 a 3 ohm con una ricarica di 1 ampere. E il circuito dovrebbe essere aggiornabile tramite firmware. La box si accende e si spegne con 5 clic, mentre d'accesa con 3 clic compare qua un lucchettino e potremo bloccare i tasti sotto. Tasto fire più tasto menu, vediamo la versione del firmware, mentre con 3 clic del tasto menu o tenendo premuto il tasto menu possiamo entrare nel menu, che come vedete è un menu molto semplice: impostazione ora, brillantezza, path counter, i temi, il timeout dello screen. Ecco, la voce più particolare è questo, Super Player. Cos'è questa voce che, come vedete, io ho impostato su on? Questa voce secondo me corrisponde al profilo con teschietto della Pola, cioè praticamente loro dicono che il chip ha un instant fire. Però secondo me loro giocano un po' con questa cosa, tant'è che secondo me loro vi mettono il boost anche in vari watt norm. Se voi scegliete la voce super user, eliminate qualsiasi tipo di boost, la box sarà comunque reattiva, poi vabbè, come loro dicono potrete spingere resistenze estremamente basse, però soprattutto eliminerete il boost, avrete un'attivazione comunque veloce della box, però con un'erogazione più pulita senza l'utilizzo di alcun boost. Anche questa box segue il filone aperto da Asmodus con Spruzza e Pumper e seguito da Doppo con la Torpsai. Diciamo così che la mission di queste box è creare box con sistemi di squonk alternativi che siano un po' più facili da gestire. E penso che anche in questo caso, insomma, la mission sia stata rispettata. È una gestione della boccia facilissima, inserimento facile, estrazione facile, refill comodo, un sistema asciutto, un sistema in generale appunto come detto comodo, e non dovete pensare di aver bisogno per forza di una Unicom per refillare la boccia. Ragazzi, la boccia si può estrarre, riempire in maniera molto semplice dall'alto e reinserire. Come vedete il circuito è un circuito collaudato, con una batteria a 50 watt con una 21700 fate 250 puff. La box è ergonomicamente comoda, in mano sta bene, non è leggerissima, ma ragazzi queste sono le dimensioni che ha e queste sono le dimensioni che ci becchiamo, ma comunque la box in mano è gradevole e in un certo senso mi dà un po' più sicurezza il fatto che in questa box la cannula sia direttamente sotto all'attacco 510 e che non ci sia un giro strano del liquido all'interno della box. Come ho detto prima, dimensioni un po' hardcore, ma se poi la paragoniamo con la Dopside vediamo appunto che le dimensioni e il peso sono quelle. Quello che un po' mi disturba un po' di questa box sono le scelte cromatiche. Insomma, se avessero fatto una versione nero opaco come la Topside, un po' meno sciassosa, sarebbe stato secondo me all'occhio tutto un po' più gradevole. Però insomma, nel complesso la box mi piace. Per l'ennesima volta ripeto il concetto che forse implementare queste soluzioni in box un po' più piccole, in grado di portare una 18650 e basta, magari sarebbe una cosa anche interessante. Speriamo che tutte le parti, tutti gli incastri, tutti gli o-ring siano durevoli nel tempo, che la valvolina non si rompa e che insomma sia possibile trovare facilmente le bocce di ricambio. E comunque ragazzi, oggi ce la svapiamo e usiamo questo Corona. Si vede Rattotti? Si vede, se lo metto davanti si vede.
No, ma 30 ml, una bella ciambella glassata e ce la sbaccottiamo. Ciao ragazzi, bene, la recensione l'hanno vista e adesso un po' di svappo. Con, ripeto ragazzi, questo è un liquidino, ragazzi, merita o non merita? Merita. È un aromino. Una... Ecco, ho già squoncato. Ah, è uscito. No, questo aromino qua, ragazzi, merita. Cronaz di Marina Vei. È un aroma 30 ml d'aroma, ci ho fatto dentro 120 ml di liquido, ci ho aggiunto solo Full VG, lo lasciate lì 3 o 4 giorni ed è buono. Anche di più. Se voi andate a vedere su internet, Cronaz, sono davano sì, diciamo, dei mix and day. Una colorazione un po'. Però la box, la colorazione è quella che è, però la box funziona bene. Sì, sì, non posso immaginare le altre colorazioni. No, no, vabbè, le altre colorazioni, fine, quella angosciante, quella tutta oro, quella rainbow completa, fantastico. Le guardi, tutta oro. Buono anche l'aroma. No, l'aroma no. Allora schiaccio qui. Schiacciali, dai. Sì, come ho detto prima, dovete prenderci la mano, perché all'inizio vi verrà da schiacciare il coso sotto. Sì, in effetti se ci facevano un'altra colorazione a finta. Sì, anzi, forse è più comodo. Sì, sarebbe, è vero, però il tasto deve essere sotto. Un finto carbonio o qualcosa, era meglio che... Sai che gli americani, impatto di gusto estetico... Vabbè, dai. No, comunque funziona bene. Diciamo che, come sempre, in questo genere di box, il tallone d'Achille è... Il peso, sì. No, per il resto penso che sia. No, perché poi anche in mano sta sì, bene, insomma, è grossa, eccetera. Grossa. Come ho detto prima, se provassero a fare questi sistemi qua per box un po' più piccoli, magari. Sì, però nel complesso, secondo poi, me. Poi, vabbè, avrebbero potuto metterci il firmware, già che c'erano, metteteci il firmware completo. Adesso, poi è anche vero che uno non si compra una box così per usare i controlli di temperatura, eccetera. Però, già che c'erano, metteteci il chip della vaporizzazione completo. Vabbè, insomma, comunque, vabbè, questa è la box. Funziona abbastanza bene. Il liquido è buono. Comunque salutiamo il Tano che è ecco, va bene. E niente, comunicazione di servizio, magari i mesi prossimi. Rattotti compra la casa. Attenzione, Rattotti che non. Cioè, Rattotti c'ha i soldi e compra l'appartamento nuovo. E se non ce li ha l'idraulico. E potremmo avere una location un po' più. Va bene. Comunque vi terremo aggiornati. Allora, invitiamo come sempre a iscrivervi al canale, commentare. Salutiamo come sempre Matteo di Svapo Planet. E niente, ci vediamo la settimana prossima. A meno che Rattotti non scappi con i soldi della casa nuova. Se accettino un po' l'influenza, ciao ragazzi. Rattotti scappa con i soldi della casa nuova e non lo trova più nessuno. Mangio pane e salame, porco d'un cane, sono in foria. Faccio due gargarismi, mi sciacquo il pellame e vengo da te. Sento che tu mi aspetti. Sono le 8, ti do i miei due letti. Cocca, c'hai la mia cocca, di rosa velluto, e sembra un